Parere contrario del governo, è aperta la votazione. Boccuzzi, Pannarale. Onorevole Pannarale, vediamo. Bene, adesso è chiusa la votazione. La Camera respinge. 16, Rondini, parere contrario. È aperta la votazione. Oh, no, onorevole Rondini, prego. Sì, semplicemente per chiedere al Governo quali sono le motivazioni per le quali dà un parere contrario, anche perché riteniamo che oggi i risparmiatori, in particolare gli obbligazionisti, i subordinati, coloro i quali avevano magari dei risparmi investiti in alcune banche, si trovano costretti a scegliere tra il ricorso all'arbitrato ANAC e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario. Ma per poter accedere a questo indennizzo forfettario sono soggetti ad alcune limitazioni. Le limitazioni sono quelle di un reddito IRPEF a 35.000 euro e un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore ai 100.000 euro. Ecco, l'accesso al fondo di solidarietà risulta comunque complicato e sottoposto a questo tipo di vincoli. Noi riteniamo che vada rivisto in maniera estensiva, attraverso magari l'emanazione di alcuni provvedimenti, vadano rivisti sia i limiti temporali che i criteri di accesso all'indennizzo forfettario, per garantire la possibilità a quegli risparmiatori che in qualche modo sono rimasti coinvolti nell'allegra gestione di alcune banche e che oggi si vedono, dopo essere stati in qualche modo puniti dalla sorte che è toccata a questi istituti di credito, anche puniti dal governo che di fatto non permette a loro di accedere a un fondo che gli permetterebbe in parte di essere risarciti per il danno subito. Grazie. Grazie, onorevole Pesco, prego. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo ordine del giorno, in quanto si chiede solo di estendere le possibilità dell'indennizzo automatico anche per altri obbligazionisti subordinati. E noi saremmo dell'idea che altre misure come queste debbano essere estese anche agli azionisti, perché non si parla mai di quanti soldi hanno perso le famiglie che hanno investito in azioni di queste quattro banche. Il motivo principale per cui chiediamo queste misure di indennizzo è riferito al fatto che il governo, insieme alla maggioranza, insieme alla Banca d'Italia, insieme alla Commissione europea, si sono resi complici di tutto il meccanismo di risoluzione delle quattro banche, ma soprattutto di quelle valutazioni, secondo noi, errate sui crediti in sofferenza delle quattro banche. Una valutazione così bassa che è stata